Buonasera a tutti, benvenuti a questa quinta lezione dedicata a Dante Alighieri. Prima di cominciare una nota di servizio, per favore non attivate il video, se no sono costretto a bloccarvi, in modo da rendere tutto quanto molto più fluido. E sia per noi organizzatori, soprattutto per il nostro relatore che presento stasera e che ringrazio ancora una volta, che è il professor Paolo Grillo dell'Università di Milano. E, io penso che Paolo Grillo sia attualmente uno dei più brillanti medievisti italiani, soltanto se pensate a uno dei suoi ultimi saggi, Le porte del mondo, dedicato a questa prima globalizzazione medievale, pubblicato l'anno scorso da Mondadori. È uno studioso veramente curioso, attento e per molti aspetti innovativo per i lavori che svolge e che ha svolto. E tanti i suoi interessi, la guerra medievale, la città. Per favore, spegnete il video. Spegnete il video, grazie. E ritorno ancora. Tanti i suoi interessi: la politica cittadina, la guerra medievale, il suo saggio su Barbarossa, il suo saggio sulla battaglia di Legnano. E poi, per arrivare a uno dei suoi ultimi libri, che sarà poi il tema centrale di oggi, relativo a Dante, un bel saggio pubblicato alla casa editrice Salerno, dal titolo La falsa inimicizia, su questo rapporto invischiante dell'Italia medievale, dello scontro fra Guelfi e Ghibellini. Quindi passo subito la parola, dopo questa mia brevissima introduzione, al professor Paolo Grillo, pregandovi di non, ancora una volta, di non accendere il video. E i tempi li conosci già, Paolo, già sai, ne siamo già accordati. Dopodiché, per le domande, come da prassi, per questa quinta puntata, che poi viene, come dire, presentata proprio nel giorno giusto, perché oggi è 23 marzo, dopodomani sarà il Dante Day, il 25 marzo, voluto dal ministro Franceschini nel 2020, quindi siamo perfettamente in linea, siamo sul pezzo, come dicono i giornalisti. Quindi, Paolo, prego, a te la parola. Va bene, grazie Maria intanto dell'invito, sono molto contento di essere qui, sono molto contento di avere un pubblico così bello e numeroso, anche se invisibile, ma misurabile attraverso lo schermo. E appunto parliamo di Guelfi e Ghibellini e ovviamente parlare di Dante in qualche maniera è parlare di Guelfi e Ghibellini. I due argomenti sono praticamente indissolubili e uno dei vantaggi, dei pregi della circolazione sempre maggiore di testi digitalizzati è che ci si può divertire un po'. E allora io ho provato a cercare nelle biografie dantesche più recenti quante sono le menzioni di Guelfi e Ghibellini. E per esempio in una bella biografia che non è ancora stata tradotta in italiano, ma credo che lo sarà fra breve, di Brilli e Milani, Dante, le vite nuove, in circa 400 pagine troviamo, scusate, controllo l'appunto per darvi la cosa giusta, 176 menzioni di Guelfi, guelfismo e derivati, e di Ghibellini, ghibellinismo e derivati. Ma questo è ancora niente, perché se prendiamo, penso che l'abbiate vista quantomeno, se non letta tutti, l'importante biografia che ha dedicato Alessandro Barbero a Dante proprio pochi mesi fa, ecco qui in 230 pagine abbiamo 199 menzioni di Guelfi, guelfismo, Ghibellini e ghibellinismo.
per cui sostanzialmente ogni pagina e due o tre righe c'è scritto guelfo o ghibellino. Quindi questo proprio ci dà la pervasività, no? L'intensità con cui noi percepiamo questo legame. Specularmente allora mi è venuta la curiosità di vedere quante volte Dante nella sua opera cita guelfi e ghibellini. Ci sono degli eccellenti strumenti informatici per farlo, e così ho scoperto che Dante cita guelfi e ghibellini in tutta la sua opera una volta, nel sesto canto del Paradiso, quando Giustiniano rimprovera alle due fazioni di contendersi sostanzialmente l'aquila imperiale, ma per i loro interessi e non per il bene collettivo, che sarebbe lo scopo per cui che simboleggia lo stendardo imperiale. Perché vi faccio questa comparazione? Perché appunto il rischio è di sovraccaricare di significato l'idea di guelfi e di ghibellini. Cioè c'è una certa tendenza nella storiografia, ma ancora più diciamo nell'opinione pubblica, a destoricizzare il concetto e a utilizzarlo così come espressione verbale, come luogo comune. No, ti piace Conte, Pirlo o qualunque altro allenatore di calcio che non riscuota consensi unanimi, ecco, le tifoserie si dividono fra guelfi e ghibellini, lo troverete su qualsiasi giornale. E questo, vabbè, è un vezzo linguistico, ma è un vezzo linguistico che implica alcuni rischi, soprattutto se viene accolto dagli storici, cioè quello appunto di ipostatizzare come se guelfismo e ghibellinismo fossero entità ideologiche, come dire, quasi astoriche, addirittura diventano astoriche in alcuni opinionisti anche recenti, no? La tendenza a dividersi fra guelfi e ghibellini sarebbe uno dei tratti del cosiddetto carattere nazionale degli italiani, no? Gli italiani sono litigiosi, si polarizzano, e quindi guelfi e ghibellini non sono più un oggetto storico, un oggetto preciso, figlio derivato da una particolare contingenza storica, politica e sociale, ma appunto un tratto caratteriale che semplicemente emerge quasi spontaneamente nell'ambito di varie fasi della vita nazionale. Anche senza esagerare in questo senso, e quindi appunto rendere una caratteristica metafisica del carattere italiano guelfismo e ghibellinismo, l'altro rischio, e c'è presente molto forte, quello di irrigidire eccessivamente queste caratteristiche, cioè pensare a guelfismo e ghibellinismo appunto non come movimenti politici, quindi dotati a loro volta di una loro storia, non come ideologie che vengono elaborate, rielaborate, modificate, torte, perché poste al servizio di determinati interessi, ma come appunto strutture rigide, storiche anche queste, a cui ci si conforma. Per cui, per esempio, banalmente parlando di Dante, la grande domanda, ma Dante era guelfo o ghibellino? Come se essere guelfi e ghibellini fosse una caratteristica della persona. Quindi Dante era alto o basso? Era biondo o moro? Era guelfo o ghibellino? E non appunto delle idee, delle ideologie, degli schieramenti politici ancora di più, attorno ai quali servono a
indirizzare, conglobare consenso, ma che a loro volta sono oggetto appunto di sfruttamento retorico e sono molto, molto duttili in realtà come concetto, come vedremo, no? Quindi quando il rischio è che quando noi parliamo anche di Dante, di guelfismo e di ghibellinismo in Dante, noi non li prendiamo come a priori e ci chiediamo se Dante fosse guelfo o ghibellino senza chiederci cosa volesse dire essere guelfo o ghibellino ai tempi di Dante. Sono queste astrazioni astoriche che sono molto comode, per cui anche gli studiosi ogni tanto cadono in queste semplificazioni, perché ci consentono sostanzialmente appunto di ricorrere a delle categorie che immaginiamo predefinite, consideriamo predefinite, quindi ci risparmiano la fatica di definirle, ci risparmiano la fatica di indagare, di identificare i motivi di determinati comportamenti. Esempio, perché c'è questa conflittualità fra Siena e Firenze? Eh beh, perché Siena storicamente è ghibellina e Firenze è storicamente guelfa, e quindi non c'è bisogno di vedere che cosa è successo, si rimanda genericamente alla cosiddetta appartenenza ideologica delle due città. Perché Como prende questa posizione nei confronti di Milano? Ah beh, perché Como è naturalmente filo imperiale, mentre Milano è tradizionalmente guelfa. Quindi adottare queste etichette e applicarle è molto comodo, in realtà non è esplicativo. Quello che succede più spesso è che ci sono dei conflitti in atto, delle tensioni dovute a qualcosa e che vengono talvolta giustificate con il richiamo ideologico al guelfismo e al ghibellinismo, ma è un'applicazione così a posteriori fatta all'epoca. Non che guelfismo e ghibellinismo fossero ininfluenti, avevano un peso nell'orientare l'opinione pubblica, nel giustificare tutta una serie di scelte politiche, ma molto più raramente nel motivare queste scelte politiche. E poi altre volte invece una ricostruzione a posteriori nostra, ci sono conflitti che non erano dovuti alla frattura degli schieramenti, la polarizzazione in guelfi e ghibellini, e che noi poi a cui noi poi a posteriori applichiamo questa etichetta. Facciamo un esempio per capirci. Utile anche perché serve a capire che cosa succede ai tempi di Dante. Nel 1258 Manfredi, il figlio di Federico II, viene incoronato re di Sicilia. Ma Manfredi sostanzialmente sottrae la corona al nipote, Corradino di Svevia. Né Corradino né Manfredi sono aspiranti al titolo imperiale. Per il titolo imperiale c'è un'altra corsa a cui partecipa Alfonso di Castiglia. Questo frattura in realtà lo schieramento ghibellino, lo schieramento filo imperiale nell'Italia del nord, del centro nord, che si polarizza attorno a interessi diversi. Pisa, per esempio, sta dal lato corradino Alfonso X, Siena guarda Manfredi. Nel nord, Roberto Pellavicino, che è il signore di Cremona, Piacenza, di una serie di città padane, guarda Manfredi, e Zelino da Romano, il famoso tiranno veneto, guarda Corradino, e
ad Alfonso X. Il risultato è che si crea una coalizione piuttosto curiosa tra signori di consolidata tradizione guelfa, gli Este di Ferrara, Oberto Pellavicino, che è ghibellino, che è filo imperiale, filo svevo, diciamo, e Milano, che è tradizionalmente guelfa, ma abbastanza agnostica, diciamo, in questo, contro il Zelino da Romano. Ecco, questa coalizione, che non ha creato nessun problema ai contemporanei, quali l'hanno interpretato come piaceva loro. L'analista ghibellino di Piacenza la descrive come una grande vittoria dei seguaci di Manfredi, Rolandino da Padova, che è invece filo ecclesiastico, la descrive come una grande vittoria guelfa, e questo ha spiazzato gli storici moderni, che hanno fatto acrobazie di tutti i generi fino a far diventare Alberto Pellavicino guelfo, tanto guelfo che il Papa li ha scomunicati tutti, anche se avevano vinto contro Zelino da Romano, perché si erano alleati con Oberto Pellavicino. Per cui, insomma, è una sorta di smania economica, etichettatoria della storiografia, di ridurre tutta la conflittualità politica del XIII e del XIV secolo a questo schematismo guelfo e ghibellino, e che però appunto spesso cade in semplificazioni eccessive. Guelfi e ghibellini non sono una entità storica, c'è un'immagine molto bella di un cronista duecentesco, Saba Malaspina, che descrive due donne fatte di nubi che simboleggiano il guelfismo e il ghibellinismo, che aleggiano sopra la Toscana. Ecco, credo che questa immagine sia condivisa da molti studiosi che appunto le vedono guelfismo e ghibellinismo come entità ultraterrene che condizionano i destini degli uomini. In realtà le due parti hanno una storia, nascono fra gli anni 30 e gli anni 40 del 200 nell'ambito del conflitto fra Federico II e il papato, in quanto sia il Papa sia Federico II avevano bisogno di sostenitori che rafforzassero il loro controllo sulle città del loro schieramento e fungessero un po' da quinta colonna nelle città dello schieramento avverso. Spesso, ma non sempre, queste fratture si innestano su precedenti fratture delle elite cittadine, che ovviamente competevano fra loro per il potere anche in epoca precedente. La grande differenza che portano Guelfi e Ghibellini è che appunto pongono un carico ideologico pesante su questa conflittualità, portando a un'esasperazione della conflittualità stessa, cioè le due parti stentano, una volta aderite a questi, aver aderito a questi schieramenti sovralocali così fortemente ideologicamente connotati, non possono riconoscere all'avversario la legittimità. Quindi sostanzialmente, se prima l'idea che ci potesse essere un tipo di governo e un, in termini moderni, molto impropri, opposizione interna a questo governo, dopo diventa sempre più difficile, perché questa opposizione è ideologicamente connotata come i traditori dell'impero nei comuni ghibellini o i nemici della Chiesa, addirittura eretici, nei comuni guelfi. L'addizione giusta, tra l'altro, sarebbe parte dell'impero e parte della Chiesa. Guelfi e ghibellini è un'addizione prettamente toscana, legata a usi locali, evidentemente alla memoria, soprattutto locale, del fatto che i Guelfi erano la dinastia di Baviera, tradizionalmente ostili agli Svevi. Fatta questa premessa, appunto, torniamo a Dante, proprio per sottolineare che quando noi parliamo di guelfismo e di ghibellinismo
A proposito di Dante, sarebbe bene specificare di che cosa stiamo parlando, cioè che non esiste appunto un guelfismo e un ghibellinismo, non esistono predefiniti, precostituiti, con un manifesto ideologico, una dottrina ingabbiante, ma in realtà questi sono oggetti storici mutevoli e soggetti a cambiamento esattamente quanto le persone. E nella vita di Dante Guelfi e Ghibellini sono cambiati nel corso dei poco più di 50 anni della vita di Dante in maniera anche molto drastica. Cerchiamo di vedere appunto, secondo me almeno, quali sono queste fasi in cui conviene tenere presente anche il mutamento dei quadri di riferimento che deve avere Dante quando pensava alla vita politica. Dante, lo sapete, nasce nel 65, quindi in un momento fondamentale della lotta politica e della definizione di Guelfi e Ghibellini, sia in chiave locale sia in chiave italiana. Anzi, in qualche maniera possiamo dire che un po' così, forse simbolicamente, Dante nasce assieme ai Guelfi e Ghibellini, cioè è proprio nell'ambito della lotta contro Manfredi di Svevia che pochi mesi dopo la nascita di Dante, nel febbraio del 1266, viene sconfitto da Carlo d'Angiò a Benevento. Ecco, proprio per giustificare la lotta contro Manfredi di Svevia e giustificare la legittimità della discesa di Carlo d'Angiò, gli scrittori di matrice angioina, i cronisti di matrice angioina e di ambiente pontificio, cominciano ad utilizzare queste due definizioni toscane, Guelfo e Ghibellino, per connotare la pars ecclesia, la parte della Chiesa e la parte dell'impero su scala peninsulare in tutta Italia. No? Quindi, proprio mentre Dante viene al mondo, pochi mesi dopo, diciamo durante l'infanzia di Dante, è il periodo in cui queste definizioni fiorentine, con il loro valore molto omologante, cominciano a venire applicate a tutta Italia. No? Mentre prima sì, c'erano le due grandi definizioni di pars imperi e pars ecclesie, ma tendenzialmente le fazioni avevano poi nomi locali che si rifacevano a grandi famiglie locali o tradizioni lessicali puntuali. Questo è anche legato al fatto che proprio negli anni a cavallo della vita di Dante, guelfismo e ghibellinismo cominciano ad agire come grandi sistemi di alleanza sovralocale, cioè con Federico II il ghibellinismo era di fatto l'adesione all'impero, a un impero che esisteva e quindi agiva nell'ambito di un potere effettivo e sovralocale. Dopo la morte di Federico, 1250, la parte dell'impero era sopravvissuta ma senza un reale referente. Dopo il 1258, quando Manfredi diventa re di Sicilia e comincia a guardare come suo ambito di interesse anche al centro-nord, ecco che scatta questo meccanismo, cioè Manfredi non è re dell'Italia del Nord, non è imperatore, quindi il ghibellinismo muta, non è più fedeli dell'impero, che sono fedeli a un impero che esiste, ma sostanzialmente una struttura ideologica che consente delle alleanze sovralocali fra città e signori dell'Italia centro-settentrionale e il regno di Sicilia. Questa situazione si ribalta, ma si ripropone paro paro dopo la conquista del regno di Sicilia da parte di Carlo d'Angiò.
il guelfismo diventa un linguaggio, se vogliamo, un sistema di valori molto, un sistema di valori molto, molto politico, che lega le città dell'Italia centro-settentrionale e Roma stessa dell'Italia centrale al Regno di Sicilia, in una forma molto forte. Tant'è vero che ancor più che nel caso dell'impero, diciamo, il legame fra impero e vecchia parte dell'impero è spezzato dal fatto che l'impero dopo Federico II per 25 anni non esiste più, non c'è un impero senza imperatore, e in realtà il primo vero imperatore arriverà soltanto nel 1310 e sarà Arrigo VII. Quindi per 25 anni non c'è nemmeno un re dei Romani, cioè un aspirante, un candidato all'impero. E fino al 300 inoltrato non ci sarà comunque un candidato incoronato con tutti i sacri crismi come imperatore. Nel caso della parte della Chiesa è più interessante la cosa, perché la Chiesa ci sarebbe, ma di fatto il guelfismo si connota non tanto come parte della Chiesa, ma come parte degli Andò. Tant'è vero che negli anni 70 del 200 si arriva a un esito assolutamente paradossale, cioè si arriva alla frattura politica fra il papato, nella persona di Papa Gregorio X, e Carlo d'Angiò, e l'oggetto del contendere è Firenze, dove il Papa aveva promosso una pacificazione e il rientro dei ghibellini che erano stati scacciati dopo Benevento, e Carlo d'Angiò fa fallire l'operazione con la forza, sostanzialmente facendo sapere ai ghibellini rientrati che o se ne andavano o li avrebbe fatti ammazzare tutti. Carlo d'Angiò usa infatti la conflittualità come strumento di potere, e sostanzialmente con un accordo non esplicito ma forte con i gruppi dirigenti guelfi, i quali avrebbero avuto l'appoggio politico e militare di Carlo contro i ghibellini in cambio dell'obbedienza o in alcuni casi di una vera e propria sottomissione formale a Carlo. Quindi Carlo d'Angiò esalta la conflittualità, come aveva fatto anche Manfredi, perché sono strumenti di governo, di potere. Il Papa si ribella, Gregorio X, cerca un'alleanza con Rodolfo d'Asburgo, che è l'imperatore eletto, non ancora consacrato, e quindi si ottiene questo risultato molto paradossale che molti storici qualificano Papa Gregorio di Papa Ghibellino. Quindi vedete proprio la tradizionale partizione in realtà non ha più senso, la parte della Chiesa non fa più capo alla Chiesa, e in realtà fa capo a me. Peraltro, siccome Rodolfo d'Asburgo si appoggia al Papa, molti altri studiosi qualificano Rodolfo d'Asburgo di imperatore guelfo, quindi vedete la sostanziale inconsistenza di queste etichette, perché un imperatore guelfo sarebbe alleato di un papa ghibellino, che è doppiamente paradossale, non semplicemente paradossale, ma un paradosso, diciamo, incrociato. Quindi, diciamo, l'infanzia di Dante, la prima infanzia di Dante, si svolge in questo scenario di un guelfismo rigido e militante, impostosi a Firenze in forme particolarmente esasperate, perché Firenze c'è una parte guelfa potente, organizzata, ricca, perché dotata dei beni sequestrati dai ghibellini in fuga dopo la presa del potere da parte dei guelfi, e alleata in maniera forte con Carlo d'Angiò, che mantiene una sua guarnigione
in Toscana e spesso nomina anche i podestà e i vicari delle principali città toscane. In realtà questa situazione non dura molto, e quando Dante verso i 15, 17, adesso non voglio rubare il lavoro a Giuliano Milani, che so che verrà a parlare dell'infanzia e giovinezza di Dante, ma quando Dante probabilmente si affaccia alla vita pubblica, comincia a interessarsi a quello che lo circonda, il quadro cambia sostanzialmente. Perché a partire dal 276, gli Angioini subiscono una serie di rovesci militari nei Balcani, in Italia del Nord, e il fronte guelfo perde molte posizioni. La perdita più grave è quella di Milano, dove nel 1277 prendono il potere i Ghibellini, guidati dall'arcivescovo, e anche qui sarebbe un po' paradossale se non avessimo capito che sono etichette astratte questi uomini di chiesa ghibellini. Questo apre la strada a una serie di iniziative pontificie che mirano almeno a una parziale riconciliazione. In particolare Papa Martino V e il suo uomo di fiducia, il suo diplomatico di fiducia, che è il famoso cardinale Latino, lanciano una serie di iniziative di pace fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 a Bologna, Firenze e a Siena, con esiti contrastanti. A Bologna e a Siena la pace del cardinale Latino fallisce subito per la conflittualità che riesplode quasi immediatamente fra le fazioni. A Firenze invece la pace del cardinale Latino ha una certa durata e consente due cose. Da un lato, appunto, il rientro dei ghibellini, di almeno una parte dei ghibellini, non delle grandi famiglie come gli Uberti, che rimangono ostentatamente fuori, ma almeno di una parte di quelli, diciamo, meno compromessi, e la creazione di una forma di governo, il priorato delle arti, a predominanza popolare e che non era ideologicamente connotato. Anche se l'alleanza fra le arci maggiori e parte guelfa di solito è abbastanza solido, tecnicamente il priorato delle arti non era né guelfo né ghibellino, era delle arti. Questa cosa si rafforza ancora di più nel 1282. Nel 1282 succedono una serie di cose, tutte contemporaneamente, che sono particolarmente interessanti. La più interessante è ovviamente la rivolta del Vespro, quindi la Sicilia si rivolta contro Carlo d'Angiò, ambisce in un primo momento a diventare probabilmente una confederazione di comuni indipendenti o qualcosa di piuttosto simile, poi per evitare il ritorno militare degli Angioini, come probabilmente saprete, si dà agli Aragona. Aragona che a loro volta si presentano in Sicilia come i legittimi successori di Manfredi, avendo Pietro d'Aragona sposato la figlia di Manfredi, Costanza. La rivolta del Vespro porta alla guerra del Vespro, cioè a 20 anni quasi ininterrotti di confronto militare fra l'Aragona e la Sicilia e i domini angioini. E questo di fatto elimina le capacità angioine, ma anche quelle aragonesi, di agire nell'Italia centro-settentrionale. Contemporaneamente, nello stesso 82, Alfonso di Castiglia, il più prestigioso fra i pretendenti al trono imperiale, uno che aveva avuto un seguito e aveva anche agito militarmente in Italia, in realtà gran parte del successo anti-angioino degli anni 70 è dovuto all'intervento militare di Alfonso di Castiglia nel nord, viene deposto dal figlio e quindi anche lui in scena
Il Papa è quasi completamente assorbito dalle urgenze della guerra, del Vespro, schiera tutto il peso politico e militare della Chiesa a fianco di Carlo d'Angiò, e quindi di fatto le due parti si trovano decapitate. Quindi quando Dante comincia ad agire politicamente e negli anni 90 del 200 intraprende la sua carriera politica in seno a una Firenze che si dichiara guelfa e che è effettivamente, diciamo, ideologicamente guelfa, questo guelfismo è un oggetto assolutamente impalpabile. Se noi tentiamo di capire i meccanismi delle alleanze dei rapporti intercittadini con la chiave guelfi-ghibellini, li condanniamo al fallimento più assoluto. Esistono una serie di relazioni intrecciate e anche molto caotiche fra potenti, comuni, signori, vescovi e città che in quasi nessuna maniera in realtà si lasciano ricondurre a questo schematismo, a questo bipolarismo. E rimane una risorsa da mobilitare, ma in termini appunto più retorici che altro. Vi faccio due esempi per capirci. Il primo è proprio fiorentino. Probabilmente voi saprete che Dante ha combattuto per Firenze nella battaglia di Campaldino. Battaglia di Campaldino combattuta contro Arezzo e che è stato oggetto di un fortissimo investimento ideologico. Quindi Firenze ha mobilitato le proprie forze contro Arezzo attingendo alla Lega Guelfa di Toscana e mobilitando sotto, diciamo, la retorica della solidarietà guelfa, una vasta alleanza toscana, specularmente, anzi forse hanno cominciato gli aretini hanno calcato molto sul ghibellinismo per riuscire a loro volta, e gli serviva perché ovviamente sia demograficamente sia economicamente Arezzo non era minimamente in grado di competere con Firenze, ma mobilitare le forze ghibelline dell'Italia centrale proprio all'insegna di una contrapposizione contro la guelfa Firenze. Tant'è vero che a Campaldino, dal lato di Arezzo, sventola lo stendardo imperiale, lo stendardo del vicario imperiale di Toscana. Vicario imperiale di Toscana che era un cardinale che apparteneva a una delle principali famiglie guelfe, genovesi, un Fieschi. Ma, come vedete, già la nostra bella costruzione vacilla. Mentre nel schieramento fiorentino, fra gli altri alleati, c'è uno dei principali ghibellini romagnoli, Maghinardo da Susinana. Maghinardo da Susinana che Dante prenderà in giro dicendo che appunto era un leone che cambiava il colore della pelliccia a seconda di come tirava il vento, e di cui Villani dice molto esplicitamente: sì, in Romagna è guelfo, ma quando è da questa parte degli Appennini, scusate, in Romagna è ghibellino, ma quando è da questo lato degli Appennini si comporta da guelfo, per cui a Firenze va benissimo. Quindi vedete che al di là della grande, retorica esibita da entrambi gli schieramenti, di fatto il conflitto non si propone puramente come un conflitto fra guelfi e ghibellini. Fra l'altro, dopo Campaldino, Arezzo non si arrende, non è una battaglia così decisiva come amano presentarla i fiorentini, anzi, nell'emergenza ad Arezzo viene creato quello che potremmo chiamare un governo di solidarietà nazionale, per cui i guelfi rientrano precipitosamente in città, mettono a combattere a fianco dei ghibellini contro i fiorentini, e
che rimangono completamente disarmati dalla loro potenza retorica, però la guerra la continuano lo stesso, anche se i Guelfi sono rientrati ad Arezzo ed Arezzo non è più una città ghibellina, la continuano ancora per 3 anni, mi sembra, finché Arezzo non si arrende. Contestualmente Firenze sta facendo guerra a Pisa, Pisa è anche lei ghibellina, perché si è appena chiusa la parentesi guelfa del conte Ugolino, ma Pisa non usa questa retorica ghibellina per giustificare la sua guerra contro Firenze, anzi cerca in qualche misura di barcamenarsi in questa lotta fra due fronti che sta conducendo contro Genova e contro Firenze, e quindi anche Firenze usa la retorica ghibellina contro Pisa. La guerra contro Pisa è una guerra per vale nella valle dell'Arno, non una guerra fra guelfi ghibellini. Quindi vedete proprio che la stessa Firenze, la stessa guelfissima Firenze, ricorre o non ricorre alla retorica della contrapposizione delle parti a seconda della convenienza che ha. Un altro esempio molto bello è di qualche anno più tardi, del 1299. Nel 1299 Bologna è in guerra con i Marchesi d'Este e sta costruendo una rete di alleanze contro i Marchesi d'Este che include Matteo Visconti, il signore di Milano, il quale ha fama di essere ghibellino, ma in realtà appunto aveva ottimi rapporti con tutta una serie di città nominalmente guelfe, da Cremona a Brescia, da Parma a Bologna. Bologna è guelfa, i Marchesi d'Este sono guelfi, Firenze è guelfa. Firenze quindi scrive a Bologna una lettera dicendo: oh, amici bolognesi, noi non capiamo come possiate allearvi contro dei signori ghibellini come Matteo Visconti e il Marchese di Monferrato contro un bravo guelfo come è il Marchese d'Este. Non fatelo, non favorite la causa ghibellina combattendo gli Este. La lettera di Firenze risulta sgradita ai bolognesi, anche perché non erano loro che combattevano gli Este, ma gli Este che avevano aggredito loro, a dire tutta la verità. Ma i fiorentini hanno evidentemente un loro disegno politico di avvicinamento ai Marchesi d'Este, e i bolognesi rispondono in una maniera con un sofisma. No, non è la dotta per niente Bologna, ma che è estremamente significativo. Cioè, i bolognesi rispondono: noi siamo guelfi, nessuno può mettere in dubbio che Bologna sia una città guelfa, amica della parte della Chiesa e fedele al Papa. Detto questo, di conseguenza, se uno è nostro nemico è ghibellino e se uno è nostro amico è guelfo. Quindi vedete, proprio detta in maniera estremamente chiara, la soggettività. Se io sono guelfo, i miei amici saranno guelfi e i miei nemici saranno ghibellini. Quindi, sapendo che Dante, fra l'altro, probabilmente ha frequentato Bologna pochi anni prima e che era persona che si teneva al corrente di quello che succedeva nel mondo, quando noi ragioniamo sugli schieramenti politici e ideologici di Dante, teniamo presente che nel momento della sua formazione politica, nel momento del suo esordio politico, guelfismo e ghibellinismo volevano dire, non dico niente, ma molto poco. Erano appunto degli strumenti retorici, erano dei giustificativi ideologici, ma la loro efficacia è bassissima. Tra l'altro, per dirvi come funzionavano questi sistemi d'alleanza, pochi mesi dopo questa difesa appassionata dei bolognesi della loro alleanza con Matteo Visconti, Matteo Visconti
per, seguendo un suo calcolo politico, farà sposare il figlio di Galeazzo a Beatrice d'Este, quindi alleandosi con i mortali nemici dei bolognesi, e da quel momento ritorna Ghibellino. I bolognesi cominciano a riferirsi a Matteo Visconti come al Ghibellino Matteo Visconti, perché non è più amico di Bologna, quindi in perfetta coerenza col ragionamento che avevano fatto prima. In questo contesto totalmente caotico, chi prova a mettere un po' di chiarezza è Bonifacio VIII, papa dal 1295, segue con perfetta coerenza l'impostazione bolognese, ma che anche l'impostazione fiorentina, no? Il caso di Maghinardo da Susinana, che vi ricordavo prima, è proprio questo. Maghinardo sarà anche ghibellino, ma combatte al nostro fianco, quindi quando è con noi è guelfo. Ecco, la seconda fase, la più drammatica della vita di Dante, la possiamo connotare proprio per il peso che getta Bonifacio VIII sul quadro politico. E secondo me è comprensibile soltanto se noi analizziamo due aspetti. Il primo, va bene, sono le ambizioni di Papa Bonifacio VIII. Il personaggio lo conosciamo tutti, io lo trovo affascinante nelle sue manie di grandezza. Il Papa ha un disegno di coordinamento attorno alla figura pontificia di tutta l'Italia e comincia, fin da dopo la sua elezione, una politica che mira a garantirgli una presenza, una capacità d'azione nei principali centri, nei principali snodi d'Italia. Da un lato con la creazione d'alleanze, mette per esempio sotto la sua tutela il giovane marchese Giovanni di Monferrato, quello ghibellino secondo i fiorentini, perché è rivale dei Visconti, mette poi vescovi nominati da lui e fedelissimi a lui, non appena si libera una cattedra nel centro-nord, impone i suoi vescovi e così mette una bella spina nel fianco dei Visconti a Milano, dove nomina un suo fedelissimo. Addirittura prende direttamente la carica di vescovo di Pisa, per cui anche Pisa, che tecnicamente sarebbe ghibellina, di fatto entra nel suo circuito di amicizie e di alleanze. Quindi da un lato questa ambizione che trova una concretizzazione nella nomina dei vescovi. I vescovi sono personaggi politici di primo piano, in realtà, in quest'Italia di fine 200. Il secondo elemento è che, appunto, probabilmente Bonifacio VIII constata l'inutilità delle fazioni come erano in quel momento. In questo caos in cui chiunque può dirsi guelfo a suo piacimento, o può dirsi ghibellino a suo piacimento, i punti di riferimento dell'azione politica non possono più essere i vecchi guelfi o i vecchi ghibellini. Per cui il Papa rimescola drasticamente le carte e manipola le fazioni per creare uno schieramento favorevole a lui. E in questo le vecchie partizioni non sembrano interessargli per nulla. In alcune città sono i ghibellini che si dichiarano parte del Papa e quindi vengono politicamente appoggiati dal Papa. In altre città sono, diciamo, i guelfi tradizionali. In altre città la parte guelfa viene spezzata fra fedeli del Papa e nemici del Papa. È il caso notissimo di Firenze, in cui, al di là dei racconti un po' così colorati e macchiettistici dei cronisti, per cui le inimicizie sarebbero dovute a questo sgarbo o a quel matrimonio non riuscito, la vera radice della della frattura fra neri e bianchi
è l'intervento papale, o comunque se anche una frattura c'era già fra Donati e Cerchi, è l'intervento papale esplicito a favore dei Donati a cambiare le carte in tavola. Ma non è solo lì, la stessa cosa il Papa per esempio la fa a Lucca, dove nella stessa maniera spezza la parte guelfa e afferma quelli che Alma Polonia ha chiamato gli arciguelfi. Quindi in questa seconda fase della vita di Dante l'azione, le fazioni anche qui non hanno gran senso, perché sono completamente disarticolate dall'intervento pontificio, per cui appunto quando Dante con gli altri bianchi si trova esiliato da Firenze, si trova in un quadro politico complessissimo, in cui le vecchie appartenenze ideologiche in realtà non vogliono più dire granché, in cui ghibellini, i bianchi esuli trovano appoggio in città ghibelline, come Pisa, o in città guelfe bianche, guelfe, come Bologna e Pistoia, ma in altre città ghibelline, Arezzo, sono cacciati. Quindi anche qui, quando noi diciamo Dante si avvicina ai ghibellini, ecco, gli unici ad avere un'identità forte in quel momento erano gli esuli ghibellini fiorentini, quelli non avevano cambiato idea di un millimetro, gli Uberti restavano gli Uberti, e quelli sono ghibellini. Ma negli altri casi noi ci troviamo in realtà di fronte a un quadro irriducibile a uno schematismo, a un bipolarismo ideologico, un quadro nazionale, no? Per cui una volta mi è stato chiesto perché Dante non parla praticamente mai di Milano, e quando parla male di Milano, quando parla di Milano ne parla male, e secondo me per un motivo banale, nel senso che a Milano nel 1302, mentre Dante va in esilio, prendono i poteri della Torre, cacciano i Visconti, e questa è una manovra organizzata da Papa Bonifacio VIII, che vuole assumere il controllo di Milano allontanando una famiglia che gli è ostile come Visconti, o meglio, che Papa Bonifacio VIII aveva deciso che gli era ostile, perché, ecco, questo l'ho dimenticato, la cartina un po' di tornasole è questa crociata che Bonifacio lancia contro i suoi nemici, Colonna, interni a Roma, no? Quindi una crociata spesa per una guerra intestina fra due grandi famiglie cardinalizie romane, ma che a Papa Bonifacio serve tantissimo, perché è una sorta di appello. Chi si schiera al suo fianco sta con lui, e chi si schiera coi Colonna o si ritiene neutrale è nemico. Anche questo a prescindere dagli schieramenti, per cui un ghibellino di ferro come il buon Federico da Montefeltro diventa improvvisamente guelfo, perché come sapete, perché poi Dante stigmatizza questo atteggiamento e finisce per condannarlo all'inferno, Guido da Montefeltro ovviamente, scusate, finisce per condannarlo all'inferno, Guido da Montefeltro, che appunto diventa un buon guelfo, un buon filo papale dopo una vita spesa al servizio dei ghibellini, perché aiuta il Papa a ottenere la resa degli ultimi colonna. Sì. I Visconti non avevano mandato rinforzi alla crociata, e quindi erano stati immediatamente qualificati tra i nemici del Papa. Quindi Dante, quando guarda Milano, che cosa vede? Vede una città dominata dai Della Torre, che sono alleati di Bonifacio VIII, che è l'uomo che l'ha cacciato da Firenze. Ma allora potrebbero piacergli i Visconti, ma i Visconti sono imparentati con gli Este stanno dando loro esilio, stanno dando loro riparo durante l'esilio,
e gli Est a loro volta sono fedelissimi anche loro di Bonifacio VIII. Quindi sono nemici, ma nell'ottica di Dante comunque è tutta gente schierata sul campo avverso a lui. Quindi anche qui, quando noi ci chiediamo perché Dante, non riusciamo a classificarlo di fatto, perché Dante abbia anche questa ambiguità di fondo, per cui poi rompe anche con i bianchi, lo sapete, la compagnia malvagia Cempia li chiama e decide di far parte da solo, perché non era facile far parte in questo momento, non è facile decidere, capire chi è dalla tua parte e chi non è dalla tua parte. Pensate ancora quando Bonifacio VIII muore, dopo questo episodio dello schiaffo da Anagni e del conflitto con Filippo il Bello, e il nuovo Papa da un lato vuole disfare quello che ha fatto Bonifacio VIII, beh prima c'è Benedetto XI, ma è un pontificato talmente breve, ovviamente Quinto da un lato appunto vuole disfare la rete di alleanze di Bonifacio, vuole riconciliarsi, se vogliamo, con almeno sembra, con i bianchi. Dall'altro è alleato con Filippo il Bello. Filippo il Bello è alleato il protettore degli Angiò che invece continuano una politica, chiamiamola nera, fedeli alla vecchia rete di alleanze di Bonifacio. E quando arriva Arrigo VII, e per Dante è un momento importante perché sta ritornando l'impero nel 1310, ma Arrigo VII arriva con la benedizione di Filippo il Bello, di cui è vassallo, perché è imperatore ma è anche duca di Lussemburgo, quindi è vassallo anche del re di Francia. Ha la benedizione di Papa Clemente e questo gli varrà l'incoronazione imperiale che tutti i candidati imperiali precedenti non avevano fatto, e una promessa di matrimonio con fra suo figlio e la figlia di Roberto d'Angiò. Quindi, cos'è? È Guelfo Ghibellino. E Dante che appoggia questo imperatore appoggiato dal Papa, è Guelfo Ghibellino in questo momento. Non riusciamo a dirlo perché è oggettivamente difficile dirlo. Le cose si chiariranno poi nell'11, quando una serie di scelte politiche di Arrigo VII, che esplicitamente prende posizione per i Ghibellini nelle città che governa, e una serie di scelte di Roberto d'Angiò, che coinvolgerà il Papa in un'operazione di progressivo contrasto a Enrico VII, faranno sì che Enrico VII diventi davvero un leader ghibellino. Questo consente anche a Firenze, che fino a quel momento aveva dovuto tenere un atteggiamento molto sotto traccia, di ricorrere a piene mani alla retorica guelfa e creare questa grossa alleanza guelfa. Coinvolge Roberto d'Angiò, che coinvolge Padova, che coinvolge Bologna, avendo ritrovato, diciamo, i codici originari del guelfismo e ghibellinismo. Può darsi che questo abbia fatto sentire più a suo agio Dante. A un certo punto gli schieramenti erano più netti, più puliti, ma durano poco, perché appunto con la morte di Arrigo VII le carte si rimescolano ancora drammaticamente. Il Papa d'Avignone segue una sua politica, il re Roberto d'Angiò ne segue un'altra, il ghibellinismo diventa una sorta di anti-angioinismo, questo lega i vari gruppi ghibellini, soprattutto del nord Italia, che vanno a far parte di a far capo soprattutto alla duplice testa, che sono i Visconti di Milano, rientrati a Milano, portati da Arrigo VII, e della Scala
di Verona. Per cui, anche qui, in questo contesto in cui le appartenenze non rimandano a grandi ideali e le alleanze si fanno e si disfano prescindendo in realtà da cosa è la parte della Chiesa e la parte dell'impero, secondo me non possiamo stupirci se Dante alla fine nel suo esilio passa abbastanza indifferentemente dalla protezione dei ghibellini della torre alla protezione dei guelfi da Polenta e può forse finire di scrivere il De Monarchia e questo appassionato atto di fede nell'impero, forse appunto stando in una città guelfa come Ravenna, dove poi va a morire. E qui concluderei, ecco, su questa un po' decostruzione che vi ho proposto della situazione. Paolo, davvero grazie, perché è stato chiarissimo e come dico sempre a lezione con i miei studenti, quando si parla di qualche ghibellini bisogna andarci molto con le pinze, perché è un discorso veramente complicato. E da quello che dici, che condivido pienamente, ho anche letto e nel tuo libro, è questa smania classificatrice che continuiamo a utilizzare anche nei manuali a scuola, nei manuali di letteratura italiana, non solo in quelli di storia, di questa contrapposizione di Guelfi e Ghibellini, che praticamente ha come suo spazio cronologico una cinquantina d'anni, in cui si usa questa etichetta in maniera specifica, poi dopo rientra il linguaggio, come giustamente hai detto tu. Anzi, nel tuo libro faceva un altro esempio molto bello, anche per quanto riguarda una pubblicità di un formaggio, si usava la categoria Guelfi e Ghibellini per contrapporre chi apprezzava il formaggio e chi no. E questo è rientrato anche un po' nel linguaggio comune. Quello che è fantastico è questa idea di nuvola, di questo mondo politico che è molto più complesso e di molto più difficile definizione di quanto generalmente schematicamente rappresentiamo, no? Sì, esatto. Io adesso spero di non aver affastellato troppi esempi, perché so che appunto ho citato un sacco di casi, un sacco di nomi, ma è proprio perché bisogna appunto, secondo me, sfuggire a queste classificazioni a priori e seguire nel dettaglio questo farsi e disfarsi delle alleanze, questo farsi e disfarsi delle relazioni d'amicizia che appunto potevano cambiare in maniera assolutamente brusca, e questo in un ambiente policentrico, ma è l'Italia di fine 200, inizi 300, vuol dire davvero seguire una miriade di fili e di cavi, appunto perdersi un po' anche nella nebbia, se non nelle nuvole. Però è quello che secondo me ci permette di capire, perché se no etichettiamo, ma etichettare non è capire. Io non ti sento, Amedeo, scusa. Scusa, ho disattivato l'audio. Irene Micolucci chiede, non tanto più un'affermazione, insomma, interessantissimo intervento, ha reso perfettamente la complessità delle dinamiche politiche di quel tempo, ripercorrendone molto chiaramente le fasi salienti. Quindi ti rispondo rispetto alla tua affermazione precedente, quando dicevi ho fastidiato tanti esempi. No, penso che gli esempi invece siano stati chiarificatori e servivano proprio a far comprendere la complessità delle dinamiche politiche all'interno di questo ambiente policentrico, come l'hai definito tu, dove il bolognese poteva dire il guelfo è l'amico che mi scelgo, mentre il nemico è il ghibellino. Vi invito a fare altre domande. No, esiste la chat comune, c'è la chat comune. Rispondo a Sofia. C'è la chat in comune? Non c'è possibile mandare messaggi in chat a tutti, possiamo scrivere solo
completamente ai membri. Forse sono fatto qualche cosa, chiedo a Maurizio Cironi. Amedeo, questo è un cambiamento che ha fatto WebEx. Adesso le persone normali non possono scrivere a tutti. Probabilmente è dovuto agli atti di teppismo che si stanno verificando. È una cosa che è stata cambiata da WebEx molto di recente. Invece di scrivere a tutti, scrivono a te, tu magari lo copi e lo metti a tutti. Perfetto, voi ne avete capito, basta che scrivete a me e io... filtro, cioè le persone inviano a te la richiesta di pubblicazione nella chat e tu ce la copi se ritieni che sia il caso. Perfetto, benissimo, quindi scrivete a me direttamente. Non è una scelta mia, è una scelta del sistema. No, Maurizio, figurati. Immagino, proteggersi da questi attacchi teppistici che stanno arrivando sempre di più. Perché lo dico a Paolo, due lezioni fa abbiamo avuto un attacco, si sono inseriti nel corso della lezione di Federico Canaccini, abbiamo avuto dei problemi e quindi abbiamo dovuto intervenire. Leggevo oggi sul giornale che hanno smantellato un gruppetto di esatto, anche io. Che si divertiva a fare irruzione così. Sì, anche io mi dicevo questa cosa. Sta arrivando qualche domanda perché mi scrivono anche da altre. Intanto ti volevo chiedere una cosa io ancora, intanto che arrivano le domande, Paolo. Qualche altro esempio su queste... perché quello che mi chiedevo io, d'accordo l'intervento per esempio di Bonifacio VIII, che mi sembra risolutore, che scompagina e riordina un pochino come dici tu, rompe il guelfismo in qualche misura, ma quanto giocavano anche gli scontri interni? Cioè, per esempio, tu hai fatto riferimento anche agli scontri fra clan all'interno dell'ambiente fiorentino o anche nelle altre città. Questo contava anche nel gioco poi delle alleanze, nella definizione di sentirsi guelfi o ghibellini? Sicuramente, cioè, io credo che... guelfi e ghibellini, da quando Giovanni Tabacco... una quarantina d'anni fa, no, ha messo in luce questo valore di coordinazione dei guelfi e ghibellini, hanno sempre avuto nella percezione storica questo duplice valore un po' paradossale, no, di frattura all'interno delle comunità, ma anche elemento di coordinazione e di dimensioni, diciamo, nazionali, con tutte le virgolette del caso, a livello sovralocale. Quindi i due livelli interagiscono in maniera molto forte e in realtà sono anche uno dei motivi per cui la lotta politica all'interno delle città diventa sempre più dura, non solo per il motivo ideologico che dicevo prima, cioè che non si riconosce legittimità all'avversario in quanto esponente di un'ideologia considerata completamente avversa al proprio sistema di valori, ma anche perché il sistema comunque delle alleanze consente agli esuli di riorganizzarsi, di combattere, e quindi se, come dice Andrea Zorzi, il fine dei provvedimenti di bando era in realtà contrattare una riammissione degli esuli che riconoscesse il nuovo sistema di potere, ecco, il sistema delle alleanze consentiva agli esuli invece di combattere e non riconoscere il nuovo sistema di potere. E per cui questo rende la lotta politica in Italia alla fine del 200, inizi 300, lotta vera e propria, nel senso che è sempre più lotta armata e sempre meno contesa politica. È molto paradossale, no? Cioè, da un lato c'è questa idea che molti storici presentano del comune del secondo 200 come luogo della realizzazione piena della dialettica politica, e dall'altro in realtà questa realizzazione piena della dialettica politica avviene all'interno di gruppi rigidamente selezionati su base ideologica, mentre all'esterno ci si combatte con le armi, non con le risorse della retorica politica. Dopodiché, appunto,
guelfismo e ghibellinismo diventano armi retoriche anche all'interno delle città, no? Per cui le raggruppamenti, le cordate, insomma, che si vengono a creare per la conquista del potere trovano una giustificazione, trovano un armamentario e trovano appunto a loro volta delle reti di alleanze supplementari nel ricorso alla retorica dei guelfi e dei ghibellini. Poi io mi sono limitato nel mio libro alla dimensione sovralocale, perché ovviamente ogni città ha il suo specifico, per cui sarebbe stato perdersi, però appunto il caso di Firenze è estremamente, forse addirittura fin troppo esemplare, perché poi si è teso a presentare il caso di Firenze come se fosse il caso modello per tutta Italia, mentre noi sappiamo che Firenze sta emergendo sempre meglio dalle ricerche. Era un caso un po' patologico, una città in cui il livello di violenza fra i cittadini era altissimo, in cui la tolleranza per la vendetta era molto più forte e l'approvazione sociale per gli atti violenti, gli atti di vendetta, era più forte che in altre città. Però insomma sono questi casi che mostrano bene, insomma, come alla radice di tutto ci fosse la conflittualità dentro la città, non la conflittualità all'esterno della città. Ci sono due domande. La prima di Zofia: forse questa tendenza di esagerare con le etichette viene anche dalla suggestione dei contemporanei e primi biografi di Dante? Perché sia Villani che Boccaccio, Antonio Pucci per il contesto fiorentino, si soffermano su questo problema dell'affiliazione di Dante. Allora, qui affrontiamo un problema secondo me molto grosso, cioè il fatto che il Medioevo italiano tende a essere fiorentino-centrico e dante-centrico. Il peso, perché poi anche questo ci sarebbe una lezione a parte, o anche un ciclo da fare, no, su come Dante viene costruito come personaggio risorgimentale, come nel Risorgimento si fa un investimento politico enorme sulla figura di Dante, perché Dante è funzionale a un sacco di cose, no, dal dimostrare la grandezza, almeno culturale, dell'Italia fin dal 300, al dimostrare che esiste una lingua italiana fin dal 300, al fatto che, essendo ostile al Papa, era molto spendibile nell'Italia della questione romana la figura di Dante, eccetera eccetera. Questo ha avuto un peso fortissimo anche sulla storiografia. Si è affermata un'idea molto dantesca e toscana del Medioevo italiano, per cui sì, probabilmente anche questa smania classificatoria a declassificare Guelfi e Ghibellini è data dal fatto che i fiorentini, essendo ideologicamente Guelfi, essendo effettivamente Firenze una città che dopo il 1268 non ha più cambiato schieramento, quindi è una di quelle che più tenacemente ha aderito a questa classificazione. A un certo punto, appunto, dalla fine del 200, non si può essere un bravo cittadino se non si è un bravo guelfo a Firenze. E quindi il fatto che i fiorentini classificassero ha fatto sì che gli studiosi di storia medievale tendessero a classificare. Questa smania classificatoria dei fiorentini poi, appunto, come è giustamente osservato nella domanda, si ripercuote sui primi biografi di Dante, no? Perché è un problema se Dante è un ghibellino, perché ghibellino vuol dire cattivo a Firenze. Quindi se Dante, nonostante per un errore, è stato cacciato ma è rimasto guelfo, allora può essere recuperato alla memoria collettiva fiorentina. Se invece ci scappa che era ghibellino, diventa più un problema gestire questo grande che però aveva tutte le idee sbagliate. E per cui sì, sicuramente questo cortocircuito per cui i fiorentini classificavano, volevano classificare Dante,
e si è poi riverberato in maniera molto forte anche sulla storiografia attuale. Edoardo invece chiede, alla luce di quanto detto, è possibile giustificare l'uso non solo nel linguaggio comune, ma anche nello stesso insegnamento? Penso prevalentemente a quello liceale di etichette. Cioè, com'è possibile continuare a descrivere la realtà in bianco e nero trascendendo dall'universo di colori? Mi ricordo un'espressione del filosofo Derrida, il quale affermava: l'informazione informa i fatti e giammai sui fatti. Allora, sì, in parte è vero. Bisogna considerare due cose. Da un lato, il fatto che almeno in parte i contemporanei la realtà la pensavano così, appunto, l'abbiamo visto. Quindi è una ricostruzione che però non, come dire, tradisce la realtà, ma è abbastanza ricalcata su almeno una parte della percezione che i contemporanei avevano della realtà, per cui è giustificabile in questa prospettiva, nel momento in cui tanti intellettuali, soprattutto trecenteschi, cominciano a pensare il quadro politico in termini di Guelfi e Ghibellini, e poi effettivamente questa cosa si consolida, perché la cosa più paradossale è proprio che nel momento in cui l'impero poi scompare dalla prospettiva italiana, il papato in Francia e poi comunque col grande scisma d'Occidente perde sostanzialmente capacità d'azione, e nella seconda metà del Trecento lo stesso regno angioino cade preda delle guerre civili e perde quasi completamente la sua capacità di influenzare la politica peninsulare. Ecco, proprio in questo momento Guelfi e Ghibellini invece diventano un protocollo, non so bene come definirlo, di comportamenti, di ideologie, che si afferma sempre di più, no? Per cui proprio mentre vengono a mancare i grandi quadri di riferimento, sempre di più i grandi signori dell'Italia settentrionale si proclamano Guelfi o Ghibellini, appunto, i comuni dell'Italia centrale si rafforzano la loro adesione ideologica al guelfismo, al ghibellinismo, e quindi è un esito molto paradossale. Sono strumenti, ma sono strumenti che effettivamente conservano una vitalità e una capacità di influenzare la percezione della realtà. Questo da un lato. Dall'altro è che effettivamente anch'io mi sono messo alle prese con la manualistica e insomma bisogna anche dire che la realtà comunale in un manuale liceale ha a disposizione una decina di pagine, quindicina. Quindi bisogna a un certo punto procedere col taglione, se va bene, infatti. E quindi a un certo punto purtroppo è così, nel senso, tutti noi storici, studiosi di storia, appassionati di storia, ci confrontiamo con questo problema, che la realtà è sempre più sfaccettata, sfumata, articolata di quello che si presenta a scuola, ma a meno di non riuscire a ottenere dal ministero una quindicina di ore di storia alla settimana, io temo che non riusciremo mai a restituire questa complessità. Una domanda da Sabrina Ferrara, che è la nostra collega, che poi è una letterata, che terrà una delle lezioni nel corso di questo seminario, chiede: una domanda non storica, la presenza della sola Pars Guelfa a Firenze, quando ormai era sparita la Pars Ghibellina, si spiega solo con il fatto che fosse Guelfa Firenze nel secondo 200 e nel primo 300? Allora, probabilmente si spiega con una motivazione di ordine politico. Come hanno mostrato gli studi più recenti, Firenze realizza un equilibrio politico molto particolare.
basato su tre componenti, no? I magnati sono, dopo gli ordinamenti di giustizia, esclusi dalla gestione diretta del potere, ma che sono ricchi e potenti, e quindi non si può prescindere da loro. Il popolo grasso, usiamo le edizioni tradizionali, e il popolo minuto. Queste tre componenti potevano, soprattutto la componente popolo grasso, era quella che è stata un po' considerata il baricentro della politica fiorentina, perché onda, se guardava al popolo minuto o all'aristocrazia, no, poteva creare delle alleanze in maniera da determinare, da assumere questo ruolo predominante nella politica, no? La rendita di posizione del centro, per dirla in termini politici. Il problema è che, essendo popolari e essendo i magnati tecnicamente condannati dalle leggi antimagnatizie, quindi in qualche misura anche raffigurati ideologicamente in forma negativa, ci voleva un qualche tipo di risorsa retorica che permettesse e giustificasse l'alleanza fra i popolari e i magnati. Questa risorsa retorica viene trovata nel guelfismo, cioè l'adesione alla pars giustifica il fatto che si dialoghi anche fra raggruppamenti, diciamo, sociali rivali, o che comunque la retorica popolare proponeva come rivali. E quindi il guelfismo diventa proprio una realtà strutturante, caratterizzante del sistema politico fiorentino, perché è una risorsa interna, è una risorsa funzionale a garantire appunto il funzionamento del sistema, dal quale i magnati non possono venire completamente esclusi, e quindi vengono riciclati, per così dire, attraverso il guelfismo. E questo ovviamente porta all'esclusione del ghibellinismo, perché farebbe saltare tutto il sistema. Chiede Lorenzo Orosa, è certo il fatto che Dante e la sua opera fosse stata influenzata dal suo percorso politico. La mia domanda quindi è: anche per gli altri artisti a lui contemporanei, che sono stati pittori, scultori o poeti, l'influenza del contesto politico guelfo di Bellino è stato così grande? Bella domanda. Ovviamente dipende dalle personalità e dai personaggi, nel senso che il livello, intanto il livello sociale di questi artisti non è lo stesso, e il livello di coinvolgimento politico di questi artisti non è lo stesso. Mi spiego. Da un lato, la poesia, ormai è stato messo bene in luce da tanti studi recenti, la poesia è un passatempo d'elite. Sono le elite sia popolari sia magnatizie, continuiamo a usare i termini fiorentini, insomma, sia aristocratiche delle città, che si dedicano a quest'arte. Può allargarsi ad altri personaggi forse di statura sociale un po' minore, penso a un Brunetto Latini, però è un passatempo, non è un passatempo, un impegno, è anche un elemento molto caratterizzante e identificante di queste elite, ma per le elite. Siccome queste elite sono tendenzialmente appunto anche quelle coinvolte nel gioco politico, i poeti sono spesso, non sempre, direttamente impegnati in politica. La si studia poco a scuola, ma c'è tanta poesia politica nel 200 italiano, ed effettivamente molti autori, non solo Dante, sono direttamente coinvolti nella vita politica, nelle guerre, anche nei conflitti cittadini. Pensiamo a Guittone d'Arezzo, guelfo, che in comune
spesso oscillante fra quel figlio di Bellini come Arezzo, va in esilio, rientra, si ricicla nella vita politica tra i fatti gaudenti, scrive invettive politiche, eccetera. Quindi Dante è un caso clamoroso, ma chiaramente l'attività politica è connotante, oppure può influenzare in maniera indiretta. Un Petrarca che è figlio di un esiliato e che è a Firenze, patria, ma lui non vive a Firenze perché è appunto figlio di esuli politici. Diverso un po' il caso degli altri artisti che sono considerati, per esempio i pittori, sono comunque considerati artigiani, è gente che lavora manualmente, gente come Giotto può farsi ovviamente pagare tantissimo perché è bravo e il suo talento è apprezzato, però non hanno questa centralità nella lotta politica. Teniamo anche presente, per esempio, che i grandi provvedimenti di bando, di esilio, tendono a colpire le famiglie più in vista, cioè i casi come quello bolognese in cui vengono bandite migliaia e migliaia, forse decine di migliaia di persone, sono patologici. Di solito gli esili colpivano 300-400 famiglie, nuclei familiari, quindi solitamente i ceti sociali più bassi rimanevano abbastanza al riparo, a meno che non fossero personaggi che si erano clamorosamente esposti a loro rischio e pericolo. E quindi direi che sugli altri il peso politico è molto inferiore, che non vuol dire che non ci sia un impegno politico, ma magari è o dettato dal committente, pensiamo agli affreschi del buon governo a Siena, o può riguardare appunto il personaggio, ma non a un livello di esposizione pari a quello spesso dei poeti e dei letterati. Un'altra domanda, Paolo, sempre di Sofia. Rispetto al calcolo che hai fatto tu all'inizio della tua lezione, che cosa cambierebbe se invece dei termini Guelfi e Ghibellini si cercasse quello, il termine pars o parte? Come cambierebbe il calcolo, ma anche il significato, secondo te? Allora, diciamo, per i libri non cambierebbe granché, nel senso che la codificazione ormai prevede di parlare di Guelfi e Ghibellini, in più c'è tutta la disquisizione un po'. Le descrizioni terminologiche io non le amo mai particolarmente, però se si debba parlare di parti, partiti o fazioni, no, perché sono tre cose tecnicamente differenti, Guelfi e Ghibellini permette di aggirare questa cosa. Probabilmente per Dante cambierebbe, nel senso che appunto il problema non sono tanto Guelfi e Ghibellini, ma la parzialitas, non solo in Dante, in gran parte del pensiero politico e degli autori del tempo, cioè è la conflittualità, non tanto che la conflittualità si esprima in termini di guelfismo e di ghibellinismo, ma il fatto che il corpo cittadino non riesce a contattarsi, che la guerra civile è effettivamente il peggiore degli spettri per molti intellettuali e anche di solito per buona parte della cittadinanza, anche se questo poi non porta alla riuscita delle operazioni di riconciliazione. Quindi sì, penso che cercare parzialità o parte avrebbe esiti più significativi, perché è quello il vero problema. Paolo, invece ti volevo chiedere io, come curiosità, allo storico della guerra medievale, tu sei un esperto in questo, Dante Cavaliere, che idea ti sei fatto tu? Che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto alla sua partecipazione militare? Lui era stato, insomma, avrà avuto paura, anche lo stesso Alessandro Barbero inizia così, no? La sua recente biografia con queste immagini un po'
inaspettata, no? di Dante a cavallo che teme l'assalto e la carica del cavallo e del cavaliere. Ma allora, lo so che dovresti fare una lezione su questo. Infatti si potrebbe fare no, velocissimamente. Allora, qui io un pochino vorrei prendere le distanze da una cosa, cioè non bisogna confondere il combattere a cavallo con l'essere cavaliere. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse nei comuni italiani, sono due cose diverse in realtà a fine 200 dappertutto, nel senso che l'esercito con cui Carlo d'Angiò scende a conquistare il regno è fatto da sergenti, non da cavalieri. I sergenti sono gente che ha abbastanza soldi per comprare un cavallo da guerra, ma non è di rango abbastanza alto da avere l'investitura cavalleresca, il vero cingolo cavalleresco. Dante probabilmente appartiene a questa seconda categoria, cioè la famiglia abbastanza abbiente da permettergli o addirittura da obbligarlo, perché a fine 200 il sistema delle cavallate obbliga o permettersi di mantenere un cavallo da guerra a mantenere un cavallo da guerra e usarlo. Quindi probabilmente appunto era abbastanza ricco da avere un cavallo, questo non ne fa magnate. Non ne fa un esponente del gruppo manatino, la cavalleria che invece esatto, richiedeva che un nobile cavaliere avesse addobbato e quindi reso un nobile cavaliere un membro della famiglia. Quindi ecco, da un lato questo, Dante è un combattente a cavallo, dall'altro ecco, su questo non mi stupisco, nel senso che la guerra era un'esperienza normale, gli eserciti cittadini adesso stanno cominciando a non esserlo più a fine 200, gli eserciti cittadini sono eserciti di cittadini, per cui quando c'è una campagna militare i cittadini prendono le armi e vanno, c'erano i parenti di Dante a Montaperti, Dante a Campaldino e chissà magari anche in qualche altra battaglia. Noi di questa partecipazione a Campaldino lo sappiamo da una lettera persa riportata dal Bruni, in cui lui dice: io sono un bravo cittadino, un bravo guelfo, persino che ho combattuto a Campaldino. Probabilmente se avesse combattuto in qualche guerricciola contro i Conti Guidi non ci sarebbe stato tanto da vantarsi, ma può anche darsi che l'abbia fatto, non è da escludere. L'esperienza della guerra era molto, molto comune nel mondo medievale e i cittadini partecipavano abbastanza normalmente a spedizioni militari, quindi francamente non mi stupisce. Ecco, è un tema che la poesia invece ignora, lo stesso Dante se ne lamenta e dice comunque i trovatori sì che cantano bene la guerra, invece gli italiani non lo fanno. Ma è che gli italiani appunto nei codici poetici dell'Italia del 200 la guerra non fa vecchio, fa trovatore, un tipo di poesia mai sorpassato, più romantici, più è sempre stato così, più sanremesi che, esatto. che belligeranti. Volevo chiedere, ci sono altre domande da parte dei presenti? Allora, se non arrivano altre domande, io ringrazio vivamente Paolo per questa bellissima lezione, per la sua chiarezza, e perché, come mi ha scritto invece nella una chat una collega che forse conoscerà, Anna Maria Oliva, che è una storica del Medioevo, e mi scrive: mi ha colpito soprattutto come la lettura storiografica sia stata così semplicistica, mentre i problemi presentati dal professor Grillo, che ringrazio, e la loro lettura erano profondamente molto più complessi. Cioè, anche per un addetto ai lavori, questo scenario che presenti tu è davvero esemplare da un lato e sconcertante per la banalizzazione che facciamo. Questo? Beh, sì, è un... Questo. Un'ultimissima considerazione, che effettivamente
questo secondo me forse un po' rientra anche nella condanna delle Venemansiel che c'è stato, no? Per cui mettersi a ricostruire le alleanze, gli schieramenti in battaglia, chi era con chi, ha avuto per tantissimo tempo questo stigma di essere la vecchia storia che si faceva nell'Ottocento. Dipende da perché fini lo si fa, però ogni tanto mettersi lì con la buona vecchia ordine buon vecchio ordine cronologico. Sì, sì, serve. Le coincidenze delle date, eccetera, eccetera, ogni tanto fa saltare fuori delle cose che appunto invece i grandi schemi interpretativi ideologici lasciano un po' nascosto sotto il tappeto. No, questo. Quindi Paolo, ti ringrazio e rinvio tutti quanti i partecipanti al 7 aprile alle ore 16 con Lorenzo Danzini, dove parleremo di politica a Firenze. E quindi buonasera a tutti. Paolo, grazie, buona Pasqua, visto che non ci vedremo. E poi a tutti gli altri, buona Pasqua e a presto. Buona serata. Ringrazio anch'io tutti, grazie della partecipazione. Grazie ancora Paolo, grazie ancora. Ciao.